Allora, questo lavoro, questa ricerca, parte, il titolo è Dagli spiriti animali di Cartesio alla vitalità umana, al concetto di vitalità umana. E, allora, quando noi cerchiamo di rispondere alla domanda come nasca il pensiero, in realtà ci poniamo nell'ottica di comprendere la sua derivazione biologica. Com'è che nell'ontogenesi dell'individuo, cioè nello sviluppo dell'individuo, si determinano le condizioni materiali che consentono l'emergere degli stati mentali? Dobbiamo circoscrivere l'ambito della ricerca e limitarci naturalmente al confronto con la cultura attuale e con la cosiddetta filosofia della mente e con le neuroscienze. Le neuroscienze raggruppano le conoscenze morfologiche, funzionali, sperimentali e cliniche relative al sistema nervoso. Quando noi diciamo che l'attività mentale emerge dall'attività cerebrale, vogliamo intendere che la prima, cioè l'attività mentale, non è riducibile alla seconda. Una definizione del concetto di emergenza è stata data dal filosofo Karl Popper. L'idea di evoluzione creativa, cito Popper, l'idea di evoluzione creativa o emergente è molto semplice, anche se alquanto vaga. Essa si riferisce al fatto che nel corso dell'evoluzione si verificano cose o eventi nuovi, con proprietà inaspettate e davvero imprevedibili. Cose ed eventi che sono nuovi e più o meno nel senso in cui può definirsi nuova una grande opera d'arte. Il nuovo potrebbe manifestarsi sia nella filogenesi, cioè nella storia generale delle forme viventi, sia nell'ontogenesi, cioè nel corso dello sviluppo di ciascun singolo individuo. Il filosofo della mente, Sandro Nannini, prende in considerazione tre accezioni. L'idea che la mente sia una proprietà emergente del cervello potrebbe significare che essa corrisponde a proprietà sistemiche. Queste ultime sarebbero irriducibili a proprietà locali. Il cervello, come un tutto, manifesterebbe proprietà che non sono presenti nei singoli neuroni. Mente rimarrebbe pur sempre, in questa prospettiva, un concetto neurobiologico riconducibile al materialismo. Anche nel caso considerassimo la mente come un insieme di proprietà funzionali del cervello, il discorso non cambierebbe. La mente verrebbe vista come una descrizione indiretta dell'organizzazione degli stati cerebrali. La differenza tra descrizione psicologica e descrizione neurofisiologica consisterebbe solo nel fatto che la prima, data la sua complessità, non è riducibile alla seconda, allo stato attuale delle nostre conoscenze. Questa tesi viene sostenuta da ricercatori dell'intelligenza artificiale. Ma già nel 1904, in una conferenza, Erwin Bergson aveva fatto notare il carattere metafisico e dogmatico del parallelismo psicofisiologico che sarebbe derivato direttamente da Cartesio ed ereditato dai filosofi del XVIII secolo. Le intuizioni del filosofo francese nei primi anni del Novecento hanno trovato conferma nelle neuroscienze. Lo scienziato Jean-Pierre Changer sostiene che le strutture neurologiche e le funzioni psicologiche si incrociano senza corrispondersi, o meglio ancora, la natura fisica del substrato neurologico non crea vincoli nell'organizzazione del pensiero. Sarebbe quindi possibile decifrare gli stati mentali partendo dagli stati cerebrali. Ma l'emergentismo può essere letto in un altro modo, in un terzo modo, come appunto vi dicevo prima, per ovviare alla confutazione precedente. Infatti, si attribuisce alle proprietà mentali emergenti un potere causale
in virtù del quale esse possono retroagire sulla loro base neurofisiologica, pur restando delle proprietà intrinsecamente non biologiche. Allora bisogna attribuire loro una certa indipendenza ontologica dai processi cerebrali da cui emergono. In questo caso, però, l'emergentismo non sarebbe altro che una cosiddetta forma di dualismo interazionistico, che va incontro a tutte le obiezioni storicamente sollevate da quest'ultima teoria. Per primo Kant aveva sostenuto che è impossibile che una sostanza pensante semplice eserciti una qualsiasi azione sugli oggetti dello spazio. Bergson, in una conferenza del 1912, aveva fatto notare che la legge di conservazione dell'energia si oppone al fatto che nell'universo la più piccola briciola di forza o movimento possa crearsi. Come può la libera volontà creare energia? Nannini ribadisce che l'idea di una interazione fra una sostanza non materiale ed una materiale violerebbe il primo principio della termodinamica sulla costanza dell'energia in un sistema chiuso e teoria formulata nel 1865 da Clausius. Come farebbe la realtà non materiale psichica, nella fattispecie la coscienza, a cedere energie alla realtà materiale e quindi a determinare per esempio un movimento, considerando che il cervello potrebbe essere un sistema chiuso? Ci potremmo chiedere se esiste un pensiero senza coscienza che determina il movimento prima della coscienza. A questo risponde Michel Gazzaniga, che riporta l'esperimento del neuroscienziato di nome Libet. Determinò che potenziali cerebrali insorgono 350 millisecondi prima di avere intenzione conscia di agire. Così, prima di rendersi conto che si sta pensando a muovere un braccio, il cervello è già al lavoro per preparare l'esecuzione di quel movimento. Di risultati analoghi parla anche Boncinelli nel suo libro, ultimo libro, Mi ritorno in mente. Cercare di applicare poi la prima legge della termodinamica al cervello significherebbe considerarlo come una semplice macchina termica, ricadendo in una concezione deterministica del cervello. Un effetto preciso sarebbe dovuto sempre a una causa precisa. È però tutto da verificare che la realtà materiale del sistema nervoso obbedisca alle stesse leggi deterministiche di un comune meccanismo termico. L'unico superamento possibile dell'obiezione precedentemente esposta sulle violazioni della prima legge della termodinamica è quello che si basa su una considerazione scientifica e rigorosa del premio Nobel della fisiochimica Prigozhin. Stranamente, nessun neuroscienziato, filosofo della mente, tantomeno Nannini, peraltro documentatissimo, fa mai riferimento alle tesi del fisico di origine russa. Secondo quest'ultimo, gli organismi biologici, come l'embrione umano, per esempio, sono strutture dissipative, cioè sistemi instabili e termodinamicamente aperti. All'interno di questi ultimi, in occasione di eventi cruciali, quali potrebbero essere la nascita, per esempio, che costringono al raggiungimento di un nuovo assetto, emergerebbero proprietà sistemiche nuove, come i processi mentali. L'esposizione in dettaglio della teoria di Prigozhin, che si avvale di una complicata elaborazione matematica, esula dai limiti di questo lavoro. Però bisogna sottolineare che per lo scienziato la biosfera nel suo insieme non rispetta le leggi della fisica classica. Prigozhin sostiene: in questo differente contesto di non equilibrio termodinamico, la vita, lontano dall'essere fuori dall'ordine naturale, sembra essere l'espressione più alta dei processi di auto-organizzazione. Prigozhin si riallaccia al problema posto dal dualismo cartesiano del rapporto fra mente e corpo, dicendo appunto che nel mondo che ci circonda constatiamo l'esistenza di oggetti che obbediscono a leggi classiche e deterministiche della fisica, ma anche
di altri oggetti che per la loro complessità evolvono in modo irreversibile ed imprevedibile. Questo nuovo modo di concepire le strutture biologiche, in quanto sistemi aperti e non prevedibili nella loro evoluzione, se non in base a criteri probabilistici, potrebbe consentire di superare l'evidente contrasto fra la meccanica razionale della fisica classica, che riguarda gli oggetti materiali come il pendolo, il sasso che cade, e gli altri intellettuali, liberi e creativi. Ma cerchiamo di capire, attraverso un'analisi storica essenziale, come si è giunti alla formulazione del problema del dualismo mente-corpo in Cartesio e quali soluzioni si è cercate di dare ad esso. Cominciando proprio dall'espressione prima usata, nascita del pensiero, o meglio, emergenza del pensiero dalla realtà biologica, arriviamo a dire che il pensiero, dal punto di vista etimologico, vuol significare percepire, considerare, riflettere, osservare, immaginare e ricordare. Pensiero sarebbe sinonimo di mente, mens, capacità di giudicare e misurare. Mente, in filosofia, è sinonimo dell'anima razionale di Aristotele. Anima, traduzione latina del greco psyche, mente, si lega spiritus, che deriva dal greco pneuma, mente, anima, spirito, psiche, pneuma. Il concetto di anima, come noi lo conosciamo attraverso il cristianesimo, ha la sua origine da Platone. L'anima immortale, razionale, sarebbe prigioniera del corpo. Nasce così il dualismo mente-corpo, che avrà influenza enorme in tutta la storia della filosofia ed è al centro oggi del dibattito delle neuroscienze. Platone sviluppò l'idea di un corpo come ricettacolo temporaneo di un'anima separata, associata con la razionalità, che era localizzata nel midollo nel sistema nervoso e che alla morte poteva passare da un corpo all'altro. Gli altri tipi di anime, associate all'emozione, ai desideri e alla fantasia, risiedevano nel cuore e nel fegato e non potevano trasmigrare. Per Aristotele le forme non sono separate come le idee platoniche dagli oggetti sensibili, l'anima diventa la forma del corpo, secondo una concezione detta ilomorfica. L'anima sta al corpo come la vista sta all'occhio, l'anima in quanto forma e funzione è un principio finalistico, teleologico di tipo razionale. Plotino è l'iniziatore a Roma del neoplatonismo nel corso del III secolo d.C. Il Plotino, invece, l'uno è l'origine unica di ogni realtà. Anche il corpo è una derivazione dell'anima. In questo filosofo troviamo per la prima volta in forma compiuta il concetto di coscienza e di interiorità. L'idea di coscienza e di interiorità come fondamento del conoscere la troviamo prima in Agostino e poi in Cartesio. L'incorporeità dell'anima è elemento platonico che tramite Plotino e grazie ad Agostino troverà la sua definitiva collocazione e diffusione nella dottrina cristiana. La verità del cristianesimo, lungi dall'essere presente nei Vangeli, trovano nel filosofo di Ippona, dopo un percorso di 4 secoli, la loro definizione canonica. Abitualmente si fa risalire a Cartesio 1596-1650 il concetto contemporaneo di mente, nell'ambito della rivoluzione scientifica inaugurata da Galileo. Il filosofo francese identifica il pensare con la coscienza, concetto che ha avuto una grande importanza in tutta la filosofia e psicologia moderna e contemporanea, ponendo il problema mente-corpo. Altro lascito cartesiano è il concetto di libero arbitrio. In un'accezione moderna, gli uomini sono capaci, con i loro liberi atti di volontà, di deviare le leggi della natura. Il dualismo cartesiano presuppone che la mente si sottragga alle leggi della fisica. Il dualismo cartesiano presuppone due sostanze diverse e quindi ontologico. Esso ha incoraggiato l'idea che la conoscenza del mondo umano e quindi storico, culturale, seguirebbe un metodo diverso dalla conoscenza scientifica della natura.
In base alla sua filosofia meccanicistica, Cartesio concepì la presenza nel corpo di elementi corpuscolari interagenti. Il moto corpuscolare sarebbe derivato dal calore prodotto dalla fermentazione del sangue all'interno del cuore. L'ignoranza dell'anatomia portò inoltre Cartesio, nonostante egli avesse praticato la dissezione, e molti dei suoi contemporanei, a credere che tutti i nervi originassero nel cervello. L'osservare la loro somiglianza dei canali li portò invece a credere nell'esistenza di una sostanza psichica trasmessa nei nervi stessi che spiegasse il movimento delle membra. Tale sostanza fu identificata con gli spiriti animali, intesi come parti materiali e sottilissime del sangue, che con il loro movimento, causato o dal corpo o dall'anima stessa, potessero spiegare l'interazione tra mente e corpo. In primo luogo il movimento e in secondo luogo la percezione e l'emozione. Nota è la teoria di Cartesio secondo la quale corpo e mente avrebbero avuto il punto privilegiato di incontro nella ghiandola pineale. Uno dei primi esponenti del pensiero medico, che a partire dalla fine del Seicento tentò di opporsi al dualismo e al meccanicismo cartesiano, fu George Stahl. Quest'ultimo, contrariamente alla teoria degli spiriti animali di Cartesio, attribuiva la circolazione sanguigna ad un'anima, che non è uno spirito, ma un impulso presente in ogni essere vivente. Leggiamo sullo Zilburg: Stahl deve essere considerato un grande pioniere in medicina per aver assegnato al medico il compito di formare una sintesi di fenomeni fisici, mentali e organici e psicologici, come diremmo oggi. Stahl postulava la presenza di una forza vitale che distingueva la materia viva da quella morta. La posta in gioco della posizione vitalistica è affermare che la materia vivente ha proprietà particolari a partire dai suoi componenti elementari. L'opposizione tradizionale fra corpo e anima, spirito e materia, viene sostituita dalla contrapposizione materia viva e materia morta. Le materie di cui è composto il vivente sono talmente fragili, si decompongono facilmente, così che se fossero governate dalle comuni leggi della materia, non resisterebbero un solo istante alla distruzione. La stupefacente durata della vita del corpo fa ipotizzare un principio naturale, permanente e immanente, estraneo alla natura inanimata, che lotta senza posa contro la dissoluzione. I medici della seconda metà del Settecento cercavano di trovare un principio comune in base al quale ordinare la straordinaria molteplicità delle forme viventi. Molti presero Newton come punto di riferimento. Nel Settecento il meccanicismo non si identificava più con la sola versione cartesiana. Le teorie di Newton mostravano la possibilità di un diverso approccio agli esseri viventi. La scoperta della forza di gravità, forza che non appariva riducibile a quelle per contatto dei cartesiani, sembrava fornire una giustificazione a quanti si appellavano a forze vitali. I vitalisti credettero di trovare nella forza vitale l'equivalente della forza di attrazione newtoniana di Newton. Joseph Barthes ipotizzava, metà Settecento, inizio Ottocento, ipotizzava l'esistenza di un principio vitale che regolasse le funzioni organiche e che non si confondesse né con la mente né con la coscienza, né tantomeno con le leggi della meccanica o comunque della fisica. Esso era concepito come una proprietà del corpo umano che ci è sconosciuta, ma che è dotato di forze motrici e sensitive. Barthes non faceva riferimento alla fisiologia come scienza medica, capace di procedimenti sperimentali concernenti il funzionamento degli organi, e in particolare gli organi dell'uomo. Per l'autore francese, la fisiologia manteneva ancora l'antica accezione medica di fisiologia, cioè studio generale
di tutta la materia vivente. Però in questo stesso periodo altri ricercatori si erano spostati dalla problematica astratta del principio vitale o forza vitale a quella più concreta dello studio delle proprietà vitali degli organi e dei tessuti. Von Haller, 1708-1777, aveva fondato la moderna fisiologia e descrisse elementi di fisiologia del corpo umano che sono considerati in medicina l'equivalente dell'opera di Newton per la fisica. Il medico di origine svizzera, attraverso la vivisezione, aveva dimostrato sperimentalmente che la materia vivente aveva due proprietà, la sensibilità e l'irritabilità, analoga alla forza d'inerzia newtoniana. La sensibilità era legata al sistema nervoso, l'irritabilità, oggi diremmo, la contrattilità dei muscoli. Nel 1771 il medico sassone Unze pubblicò i principi di una filosofia della natura caratteristica dell'organismo animale. Unze enuncia il principio che le impressioni esterne fornite dall'impatto degli oggetti con i cinque sensi nel diventare impressioni interne o sensazioni raggiungono talune il cervello traducendosi in contenuti di coscienza e in azioni volontarie, mentre altre non raggiungono il cervello arrestandosi a livello subcosciente e traducendosi in azioni riflesse. È la prima formulazione di un principio riduzionista per cui si suppone che stati mentali e stati cerebrali siano somorti. Il medico francese Bichat della scuola di Montpellier, all'incirca nel medesimo periodo storico, parte da un intenso lavoro sperimentale e dall'osservazione clinica dell'organismo malato. Bichat definisce la vita in termini di reazione alla realtà esterna, in quanto insieme di funzioni che si oppongono alla morte. Quest'ultima sarebbe stata per lui una distruzione attivata dall'azione delle forze della materia inanimata sul corpo. Bichat distingueva tra le malattie la cui conoscenza poteva essere chiarita grazie all'anatomia patologica e le malattie mentali in cui l'anatomia patologica non era di nessun aiuto. In Germania, nel 1797, Landermann, un seguace di Stahl, pubblicò un'opera sulle malattie mentali, distinguendo fra quelle funzionali e quelle organiche, insistendo sul fatto che molte di esse sono di origine psicologica e non sono localizzate nel cervello. Scrive Zuilburg, per la prima volta in 18 secoli, se non per la prima volta nella storia del pensiero medico, fu fatto un tentativo per stabilire il principio, se non già il fatto, che le forze psicologiche, cioè biologiche e non fisiche o meccaniche, oppure metafisiche o spiritualistiche, possono produrre una malattia mentale. Lo studio della Lebenskraft o forza vitale, termine coniato da Unze alla fine del Settecento, si rivolgeva alle caratteristiche di irritabilità, sensibilità e movimento peculiari della materia vivente. Si intuiva che la sensibilità è il punto di convergenza e di contatto tra processi organici e processi psicologici, come già aveva intuito Galileo quasi due secoli prima nelle sue osservazioni sul solletico, per le quali rischiò il rogo. La sensibilità nella filosofia medica vitalistica era assurda proprietà vitale generale, potendo essere utilizzata per spiegare fenomeni fisici e morali. Il campo in cui la forza vitale sembrava indispensabile per evitare il ricorso alla teologia era quello della morfogenesi, cioè dell'origine delle forme. Scriveva Diderot nel Rêve de Lambert, vedi quest'uomo? Grazie a lui si possono rovesciare tutte le scuole di teologia e tutti i tempi della terra. Che cos'è quest'uomo? Una massa insensibile prima che il germe si sia introdotto. Come farà questa massa a passare ad un'altra organizzazione, alla sensibilità, alla vita?
alla meccanica razionale che considera la realtà materiale solo massa inerte e moto, Diderot oppone l'osservazione dello sviluppo progressivo dell'embrione. Diderot sostiene che tutta la natura è sensibile, pure gli atomi di una pietra possiedono sensazioni, nel senso che cercano attivamente certe combinazioni, sono guidati da desideri ed avversioni. Anche il pensiero è il risultato della sensibilità, che è una proprietà universale della materia. Si esprime qui la posizione secondo il quale la materia avrebbe in sé proprietà dinamiche di auto-organizzazione, grazie alle quali essa avrebbe dato origine spontaneamente e naturalmente a tutti gli organismi. Per spiegare la genesi del vivente, i sostenitori del meccanicismo cartesiano dovevano affermare che bisogna che il seme contenesse già il germe del futuro piccolo essere, bisogna cioè che quest'ultimo sia preformato. Il germe rappresenta già la struttura visibile del futuro bambino, una struttura simile a quella dei genitori. È la teoria della preesistenza dei germi. Quindi Diderot fa un notevole salto sia storico che di pensiero. Quindi Diderot contrappone un punto di vista epigenetico che prevede l'accrescimento per aggiunta di parti di nuova formazione e non un precostituito. Durante il periodo della Rivoluzione francese suscitarono un eccezionale interesse gli esperimenti del mesmerismo e del sonnambulismo artificiale di Puget. Il medico svevo Franz Mesmer era persuaso che gli influssi planetari, causa di malattie e benessere nella medicina tradizionale, altro non fossero che influssi di forza magnetica nei quali si traduceva lo spiritus vitalis o la simpatia dell'universo. Il primo metodo di cura utilizzato dallo svevo furono calamite di ferro per ripristinare l'armonia dei nervi. Successivamente si giunse alla nozione di magnetismo umano. La forza curativa era trasmissibile dal curante al curato, senza l'intermediazione della calamita, a riprova che il magnete perfetto è l'uomo. La forza vitale non è più solo una proprietà di ogni organismo vivente, considerato isolatamente, ma entrava in gioco specificatamente nel rapporto umano, essendo suscettibile di essere potenziata da quest'ultimo tramite l'immaginazione. Come il mesmerismo e il sonnambulismo compare una complessa fenomenologia di stati e di comportamento. Tramite di essa si apre un varco per la comprensione di tutti quei processi che oggi consideriamo espressioni di un pensiero senza coscienza. Gli stati di sonno magnetico e di sonnambulismo saranno utilizzati in seguito per penetrare nella vita onirica e nell'incosciente, da von Schubert e dal medico mesmerista Carl Gustav Kraus. Un attimo. Allora, sempre sul finire del XVIII secolo, il medico scozzese John Brown elaborò una teoria medica che ebbe una forte diffusione all'estero. La sua opera segna il passaggio tra il vitalismo illuministico e quello romantico. Il punto di partenza di Brown fu la teoria degli stimoli di Kalle e gli esperimenti su di essa eseguita da von Allen. Secondo Kalle, la malattia non dipendeva dal movimento dei fluidi corporei o umori, ma dalla capacità dell'organismo di reagire agli stimoli. Brown andò oltre, affermando che la vita esiste solo come risposta agli stimoli. Quest'ultima
non è una condizione originaria naturale, ma una condizione strappata con forza. Il bromismo, in Germania, deve essere considerato come il nucleo essenziale del movimento romantico. Inoltre, dato che il principio broniano è insito il rischio di perdere la vitalità nella lotta per strappare continuamente la vita alla morte, esso presenta delle analogie con la filosofia dell'idealismo tragico di Fichte. Con Braun, il principio attivo della vita, in quanto continuo superamento della morte, diventa una forza vitale, ma una forza di difesa. Schelling considerò la dottrina di Braun importante per superare il dilemma fra meccanicismo e vitalismo. Egli affermò che la vita si realizza nel contrasto con la natura e si spegnerebbe da sola se la natura non la contrastasse. Per Schelling c'erano delle polarità all'interno della natura, concepite come positive e negative. La vita, in accordo con la teoria di Braun, non poteva essere compresa che nell'inevitabile conflitto con la morte. Nel mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, 1819, le forze vitali diventano volontà di vivere, impulso cieco e irrazionale che entra inevitabilmente in conflitto con se stesso. Coloro nei quali la volontà giunge alla piena conoscenza di sé tendono liberamente a rinnegarla. Quel che rimane dopo la soppressione completa della volontà è nulla che trionfa sulla vita. Agli inizi del XIX secolo, Joseph Gallick, nella sua opera Anatomia e fisiologia del sistema nervoso, 1810-1819, propose un modello nuovo del sistema nervoso, una prima parte costituita dal midollo spinale con i nervi cranici e rachidiani, identica a tutti i vertebrati. La seconda, sovrapposta alla prima, varia da specie a specie, fino a raggiungere la complessità massima nell'uomo. La scoperta dell'importanza della corteccia cerebrale, dopo secoli durante i quali non si era capito affatto il suo significato, anzi si pensava che fosse una estroflessione delle menti, portò a cercare di localizzare in essa la sede delle facoltà psichiche. Nel 1861 Paul Broca riuscì a dimostrare il legame tra la perdita del linguaggio e la terza circonvoluzione frontale. Wernick, poco dopo, il riferimento tra la seconda circonvoluzione e l'afasia sensoriale. Paul Fleshing individuò le vie sensitive ascendenti che dal midollo giungono al talamo e proiettano i loro fasci in specifiche aree della sostanza grigia. La sensibilità, non più oggetto di speculazioni filosofiche, aveva il suo preciso correlato anatomo-funzionale nelle aree sensitive. Le scoperte di Gall prima e quelle poi di Brock e di Wernick dopo dettero manforte alla corrente organicista della psichiatria, che si affermò soprattutto in Germania con Grismer, 1817-1868. Al volgere della metà del XIX secolo, la psichiatria tedesca affermò la supremazia del cervello sopra ogni altra struttura. La psicologia non venne eliminata, ma utilizzata solo a scopo di semplice descrizione. A partire dagli anni Ottanta, l'eminente personalità psichiatrica di Kraepelin confermò la tesi che le malattie mentali sono costituzionali. Kraepelin affrontò il problema della classificazione delle patologie psichiatriche. Freud, nel 1895, 9 anni dopo il suo ritorno a Vienna da Parigi, pubblicò Progetto per una psicologia scientifica. Lui voleva colmare la lacuna concettuale esistente fra funzionamento mentale normale e patologico e ridurre le leggi generali della psiche a semplici considerazioni meccanico-fisiologiche. Freud non si pentì mai dei suoi progetti riduzionistici,
Esistono stretti legami, infatti, fra il modello neurologico iniziale e il modello psicologico del successivo lavoro freudiano. I neuroscienziati McCarley e Hobson hanno utilizzato in dettaglio gli assunti neurofisiologici, analizzato in dettaglio gli assunti neurofisiologici freudiani alla luce delle attuali conoscenze neuroscientifiche. Per Freud i neuroni erano conduttori passivi ed accumulatori di energia che derivava sempre dal mondo esterno. Oggi noi sappiamo che i neuroni prima di tutto utilizzano risorse proprie energetiche e sono cellule specializzate nella trasmissione delle informazioni. I due autori americani fanno notare che la concezione dei neuroni come serbatoi di energia precluse a Freud la possibilità di ipotizzare l'esistenza di elementi inibitori nel sistema nervoso. Infatti, in conseguenza appunto di questa sua impostazione, Freud riteneva che gli impulsi o i desideri rimossi esercitassero una pressione continua verso la scarica e spesso emergessero insieme. Bisogna aggiungere che al di là del principio del piacere, Freud espone conclusioni che si riallacciano al pessimismo biologico dei vitalisti settecenteschi come Stahl e Bichat, abbandonandosi a considerazioni che potremmo chiamare metabiologiche. È possibile che per molto tempo, lui asserisce, che la sostanza vivente fosse continuamente ricreata e morisse facilmente finché decisive influenze esterne provocavano mutamenti tali da costringere la sostanza sopravvissuta a deviare sempre più dal corso originario della sua vita e a percorrere strade sempre più tortuose e complicate prima di raggiungere il suo scopo, cioè la morte. Sono evidenti in queste ultime parole le analogie ed i nessi con la concezione della vita e della morte dei vitalisti settecenteschi. Le pulsioni conservatrici o libidiche, come lui le definisce, finiscono per perdere di significato di fronte al finalismo biologico orientato soprattutto verso la morte. Anche il concetto di libido che Freud ha mutuato da Moll nel 1897, scrisse libido sexualis, assomiglia alla Lebercraft di Unzer. Esso sarebbe infatti presente in tutta la materia vivente, dato che anche le cellule fra loro avrebbero rapporti libidici. La seconda metà del Novecento è caratterizzata da nuove conoscenze nel campo dell'embriologia umana. Le scoperte di Rita Levi-Montalcini sui fattori neuronali di crescita ha aperto la strada all'epigenetica, cioè alla comprensione di quei fattori che regolano lo sviluppo embrionale, modificando in virtù di proprietà locali l'espressione dei geni. Edelman ha studiato la morfogenesi embrionale utilizzando dei modelli di selezione evolutiva che vedono competere fra loro diverse linee cellulari neuronali all'interno del sistema nervoso e della corteccia. È stupefacente anche che l'evoluzione che opera mediante processi selettivi su popolazioni di individui nel corso di periodi di tempo lunghissimi dia anche origine a sistemi selettivi all'interno degli individui. Sofisticate metodiche di indagine sperimentali ha consentito di chiarire i processi di formazione e di crescita dell'apparato nervoso, sia in utero che alla nascita. All'inizio le popolazioni cellulari reagiscono a fattori endogeni ed ambientali locali, che ne promuovono la proliferazione e l'organizzazione delle varie parti del sistema nervoso. Queste parti tendono ad acquisire differenziazione e unitarietà sempre maggiori. Il feto è immerso nell'ambiente liquido amniotico, fondamentale per lo sviluppo di tutti gli organi, ma soprattutto del sistema nervoso, che si origina insieme alla cute dall'ectoderma. Nella pelle sono presenti già nelle prime settimane di vita alcune terminazioni sensitive
che stimolate dal liquido amniotico si accrescono fino a raggiungere e stimolare l'encefalo, che non si sviluppa in carenza di esso. Si ha così l'organizzazione di una potenzialità sinergica del sistema nervoso che consente al feto di reagire alla nascita, allo stimolo luminoso nuovo della natura inanimata, con un'immagine che è pensiero di un'unitarietà che ha acquisito nel rapporto con il liquido amniotico. La teoria della nascita dello psichiatra Massimo Fagioli è perfettamente in accordo con le ricerche scientifiche delle neuroscienze, anzi, per molti aspetti le ha anticipate. L'originalità di Fagioli consiste nell'aver studiato i processi non coscienti ed irrazionali e non esclusivamente quelli coscienti, come fa la maggior parte dei neuroscienziati e filosofi della mente. Anche a proposito della vitalità umana, lo psichiatra dà un contributo fondamentale, in quanto sostiene che essa possa essere individuata a partire dalla situazione intrauterina. È solo alla 24esima settimana di gravidanza, con lo sviluppo della retina, che si realizza una possibilità di reazione alla luce e quindi di vita. I parametri di sensibilità e reazione biologica allo stimolo concorrono a definire, come mai era stato fatto, il concetto di vitalità umana. Si delinea un nuovo modo di leggere i processi biologici, che può essere in accordo con quello inaugurato da Prigogine. Secondo quest'ultimo, la rottura della simmetria e l'irreversibilità caratteristica delle strutture dissipative riveste un ruolo importante nella morfogenesi embrionale. L'intento della teoria di Prigogine è semplice. Si vuole risolvere il problema del dualismo cartesiano e gettare un ponte tra la realtà biologica e la realtà mentale. Il fisico russo si riallaccia agli interrogativi che si erano posti i medici vitalisti alla fine del Settecento, quando cercavano di comprendere la natura della materia vivente eliminando l'anima. La fisica classica aveva creato un'immagine di un universo che appariva come un enorme automa sottomesso a leggi deterministiche irreversibili, nelle quali era difficile collocare ciò che per noi caratterizza il pensiero, cioè la coerenza e la creatività. La fisica del non equilibrio e delle strutture dissipative dei sistemi termodinamicamente aperti ci consente di comprendere i processi di auto-organizzazione della materia organica e la sua peculiare creatività. Lontano dall'equilibrio, in una situazione di instabilità, le fluttuazioni di un sistema, biologico, permettono di usare le differenze dell'ambiente per produrre un numero straordinariamente elevato di strutture, come per esempio le configurazioni anatomo-funzionali della corteccia, che sono diverse in ciascun individuo. La nascita destabilizza l'equilibrio raggiunto in utero e, in base alla teoria di Prigogine, può innescare l'emergere di nuove proprietà sistemiche. Alla nascita, il quid emergente, il pensiero, presuppone la vitalità, cioè la possibilità di attivazione corticale e di funzionalità delle reti neuronali. La stimolazione luminosa della retina mette in moto fenomeni la cui variabilità e complessità e di un ordine pressoché infinito. Le proprietà psichiche emergenti del cervello sono reali ma non materiali, in quanto non visibili e ricostruibili in base a procedimenti di misura razionali. La terza legge di Newton prevede l'inevitabilità di una reazione rispetto ad una azione. L'azione che la realtà non materiale esercita su quella materiale non può essere uguale e contraria a quella esercitata dalla realtà materiale su quella non materiale. Fra i due aspetti, realtà materiale e quella non materiale, non c'è simmetria, c'è quindi una asimmetria, che è la base della libertà umana. Alla nascita ha inizio quel continuo processo di trasformazione che segna il passaggio dal mondo deterministico dominato dalle leggi della causalità
al mondo della creatività. Il pensiero, cosciente e non cosciente, è l'incessante movimento che collega le due sponde, necessità e libertà, entro cui scorre la nostra vita. Ad ogni istante si viene ricreata dentro ciascuno grazie a quel meraviglioso organo che è il nostro cervello. Bene, avete delle domande da fare? Allora, vediamo forse l'ultima parte che più semplice. Devo spiegare forse di più che cosa dice. Senti, fatemi delle domande. Sì, forse. Senti, tu hai parlato di Bergson, no? Hai parlato di Bergson. Sì. Ecco, Bergson è importante perché appunto parla di questa élan vitale. E un'altra cosa importante è che cambia questa concezione del tempo, no? Il tempo interno che lo mette come durata, insomma. Sì. Quindi sembra avere un'attenzione. Sì, ma poi non c'è tempo. Come ho detto. Però poi, se lo spieghi un po' di più, forse. No? Potrei, però proprio sulla filosofia. No, vabbè, lo sai anche, però penso che la cosa forse più interessante, se poi mi consentite di, cioè, è questo passaggio, perché poi tutti questi passaggi sono storici, che sono serviti a me per capire come, cioè, noi ci poniamo, cioè, la vitalità, perché viene fuori poi questo concetto di vitalità a tempi d'oggi, oppure che cos'è il pensiero, che poi ha cimentato un po' tutta la storia della filosofia. Ma poi io come medico devo andare sempre al concreto, perché, cioè, nel senso che poi la filosofia è bellissima, eccetera, però poi la mia attrazione fatale è la biologia. Per cui, come risolvere questo dualismo mente-corpo? Com'è che penso che questo è il punto poi sostanziale di tutto il lavoro, com'è che dalla materia, cioè dalla parte biologica, cioè dal cervello, che è biologia in materia, viene fuori qualcosa di non materiale, che è il pensiero, che questo poi ha cimentato poi tutta la storia e che poi aveva cimentato i vitalisti del Settecento, per cui loro avevano tirato fuori questo principio vitale che poi non sono riusciti a dargli un'immagine. E c'è voluto forse la fine del secolo scorso per dire qualcosa dal punto di vista biologico, ma non dal punto di vista del pensiero. Cioè, loro non sono mai storicamente riusciti a definire quello che è il pensiero, perché il pensiero umano è razionale. E quindi il momento in cui dovevano definirlo, andavano nel religioso oppure lo riuscivano alla materia, per cui non ne uscivano da questa dicotomia. La genialità o la scoperta poi di Massimo Fagioli, aver intuito la specificità del pensiero umano, che è razionale. E che è appunto creatività, fantasia, e tutto ciò che non segue poi le leggi deterministiche della fisica meccanica, ma che Prigogine, secondo la mia lettura appunto della fisica, è quello che è riuscito meglio a interpretare questa idea della creatività umana. Cioè questa domanda a cui, cioè, noi ci poniamo questa domanda del come può la biologia, che è così concreta, a
tirar fuori un pensiero che è sempre diverso, soprattutto che si modifica continuamente nei rapporti, che non è mai uguale a se stesso, che il tempo, come che citavi prima te, gli dà, quello che succede in quest'attimo non può essere ripetuto l'attimo dopo, c'è un tempo psichico che mentre le cose, gli oggetti invece sono uguali, oppure alcune cose anche della biologia sono determinate, cioè, mentre alcune cose invece sfuggono alla sperimentazione, al determinismo. E questo forse, ecco, questa è la scommessa, no? Cioè di riuscire a comprendere che cos'è questo pensiero. Prigozhin, ecco, ha pensato, che tra l'altro ha scritto delle cose complessissime di matematica, fisica, eccetera, però per spiegare quello che sono le strutture dissipative, dice che la biologia umana è così complessa che non può essere paragonata a qualcosa di deterministico, perché a un certo punto è una struttura così complessa che a un certo punto si trova come a un bivio. E di fronte al bivio, questa è un'immagine figurata, può prendere o una strada semplice, banale, quindi deterministica, oppure prendere un'altra strada e quindi essere creativa. E questo è quello che, cioè, e quindi fare emergere un'altra cosa, quindi venire fuori un'altra cosa. E quindi e questo succede soprattutto quando ci sono dei cambiamenti notevoli nella biologia umana, e appunto il cambiamento più grosso avviene alla nascita, perché allora questo succede anche se poi diciamo alcuni negano questo passaggio fra la vita fetale e poi la nascita del bambino, il neonato, in realtà c'è un passaggio fondamentale, c'è una cesoia, per cui prima il cervello non è attivo e poi il cervello si attiva. Allora questo è un dato biologico, cioè nel senso che prima ci sono tutta una serie di neurormoni che tendono a fare, cioè che fanno crescere il cervello e quindi seguono delle leggi deterministiche, anche se in questo caso, come Ederman dice, che anche nel feto, quando si costruisce il cervello, quindi le linee cellulari, anche queste non seguono più delle leggi deterministiche, perché anche su questo ogni cervello è diverso dall'altro, ma proprio anche come struttura, non c'è una configurazione di un cervello che è uguale a quell'altro, neanche nei gemelli o monozigoti. Quindi anche su questo l'essere umano è diverso, anche in questo la biologia umana ha una variabilità estrema. Però ecco, è proprio alla nascita che quando questo sistema in equilibrio è quasi deterministico, ecco, se mi fa lasciate passare il termine, poi quando deve superare, quando poi chiaramente si attiva il cervello, ma non è solo il cervello, perché è tutto l'insieme, cioè il cervello inteso come struttura unitaria, organi di senso e cervello, perché se non si pensa a questa unitarietà non si comprende quell'immagine unitaria che viene alla nascita, che è un'unitarietà che poi come una potenzialità enorme che poi cambia assetto ed emerge il pensiero. Quindi nessun neurone da nessun neurone nasce il pensiero, ma dall'insieme, e quindi nasce da una struttura sistemica, nasce come il pensiero. E questo è quello che ha spiegato Prigozhin nelle strutture dissipative, perché è una struttura, diciamo così, complessa, viene fuori poi emerge un'altra cosa. E come se non può essere ridotta alla sua struttura biologica, cioè il pensiero non lo possiamo ricondurre alla sua struttura, perché diventa un'altra cosa, quindi non può essere ricondotto alla biologia, noi non potremmo mai il pensiero ricondurla a una struttura biologica di alcuni neuroni. Questo è un dato di ricerca, proprio anche con le risonanze e altro. Hai detto che non può essere considerato una funzione del cervello. Perfetto. Questa è una visione della
psicologia cognitivista che e poi anche Kantiano in un certo senso, che fa il parallelo fra la struttura, cioè fra il cervello e il computer. Quindi a questo tipo di ricerca fanno riferimento i ricercatori dell'intelligenza artificiale, per cui tutto lo studio sul computer, sull'intelligenza artificiale fa capo a questa diciamo ideologia, cioè di pensare che la mente sia una funzione delle strutture, dell'organizzazione cerebrale. Noi non abbiamo ancora le conoscenze biologiche per saperlo, dicono loro, però prima o poi riusciremo a trovare la funzione, cioè il corrispettivo biologico della funzione, come negli altri organi, insomma. Però questo è un modo ridotto di vedere cioè l'attività mentale e la creatività dell'essere umano, che non può essere ridotto a una funzione come una variabile di possibilità per cui poi si creano. A me sembra pensato che era una funzione. È un salto, è qualcosa di più, cioè da tutto il sistema, da tutto il cervello, da tutto il cervello viene fuori un'altra cosa, cioè dalla funzione biologica del cervello emerge un'altra cosa che è l'attività mentale, che è appunto in realtà non materiale, quindi non può essere riducibile alla funzione. Sarebbe riduttivo. Sì, molto riduttivo. È molto molto freddo. Però scusate, pensando a come funziona, anche se complessa, che acquisisce una sua. Questo è sì, sì. Una sua diciamo capacità, io mi sono scritta dove appunto indipendenza, autonomia, riesce a agire sul sistema perfetto biologico. Però mi sembrava che l'idea di funzione servisse a togliere il rischio è quello dello spirituale, no? È perché è il rischio dello spirituale perché noi non vogliamo accettare la creatività, che è una cosa diversa, come può Van Gogh scrivere, cioè fare un quadro in quel modo su una base puramente di intrecci, come si chiama, sui computer, come fanno. Io non sono un'esperta, i miei figli sono più bravi di me nel spiegare questo, cioè che poi viene una serie di opzioni e viene fuori un'opera d'arte, non è possibile questo. Cioè, gli manca poi l'immagine, cioè quello che invece è una creatività, l'immagine interna, che è qualcosa che va oltre la l'organizzazione biologica. Come si avviare il collegamento tra questa corretta interpretazione di questo salto alla nascita, con la memoria fetale, con l'idea di memoria fetale? C'è un collegamento, c'è un nesso? Esiste realmente la memoria fetale? Come la possiamo collegare con questa visione? Allora, è la parola memoria che secondo me non è corretta. Nel memoria e nel ricordo. Il feto è soprattutto biologia, anche se di alto livello, chiamiamola così, ma è soprattutto biologia. Quindi che cos'è quella l'immagine che compare alla nascita, che è l'idea di un'immagine, ora provo un po' a spiegarlo, allora partendo da dietro, cioè nel senso che si costruisce questo sistema nervoso nel feto ed è un sistema nervoso che si costruisce in maniera unitaria tra cute e sistema nervoso centrale, cioè encefalo, in termini un po' tecnici, perché non è possibile pensare
a una frammentazione di tutto questo. Quindi esiste una, la cute, che è una derivazione dell'ectoderma, quindi della sostanza cerebrale, e l'encefalo, cioè una specie di unitarietà. La stimolazione del liquido amniotico è fondamentale perché le vie sensitive si connettano poi con l'encefalo in modo da costruire una rete unica tra periferia, se si può dire periferia, e centro. Questo è fondamentale perché per sostenere quello che poi avevano più o meno intuito i nostri vitalisti, cioè per sostenere la reazione, per sostenere lo stimolo. Allora, quindi alla nascita tutto questo diventa una cosa unica che reagisce allo stimolo esterno. Allora, è necessario che tutto questo sia unitario, perché altrimenti si disgregherebbe. Se lo stimolo è molto forte, come lo è perché è nuovo, se non ci fosse una compattezza ed un'unitarietà, la reazione sarebbe. Invece quella che viene fuori è un'immagine unitaria. Allora, aspetta, ancora arrivo alla memoria. Quindi, che cosa succede? Che cos'è che compare alla nascita? È un'immagine di quello che c'era in utero, cioè un'organizzazione unitaria del sistema nervoso, perché è quella che deve reggere lo stimolo. Quindi la memoria, quella che tu chiami memoria fetale, è invece una traccia amnesia, oppure diciamo una traccia biologica che compare, un'unità biologica che è un'unitarietà.